Ciao ragazzi e benvenuti ancora una volta su Cinema Graffiti, ancora una volta in compagnia dell'amico Christian. Come avrete ovviamente già letto dal titolo, ritorniamo a parlare dei film vincitori dell'Oscar come appunto migliori film e parliamo degli anni 2000. Quindi, Abbiamo scavallato il millennio. esatto, e ci avviciniamo sempre più poi ai giorni nostri. Certo, inevitabilmente. Anche gli anni 2000 sicuramente rappresentano un altro decennio su cui ci sarà qualcosa Sì, da dire. succulento, dai, Esatto, quell'altro era diciamo caldo, così. quest'altro è succulento. Sì, cioè, cambiamo un po' le definizioni. Per cui direi che non perdiamo troppo tempo e partiamo subito appunto con Vai. le nostre analisi e considerazioni sugli Oscar negli anni 2000. Anno 2000 vince American Beauty di Sam Di Mendes. Mendes, sì. In concorso c'erano Il Miglio Verde, Il Sesto Senso, Insider, Dietro la Verità, Le Regole della Casa del Sidro. Ok. Qui ci devo un po' riflettere, detto molto Allora, sinceramente. anch'io onestamente, perché American Beauty, film bistrattatissimo da tanti, è un film che in realtà a me non dispiace, per quanto non so se lo avrei fatto vincere come miglior film, perché trovo che sia un modo di raccontare l'infrangersi del sogno americano, però al tempo stesso un po' rassicurante per gli americani stessi, cioè non è cattivo come avrebbe potuto essere, mi sembra che voglia essere un film che ti sconvolge, ma ti sconvolge se tu non hai un panorama cinematografico mentale particolarmente ampio, perché sennò non c'è niente di sconvolgente. Anzi, spesso, per come l'ho percepito io, è un film che ti prende per la mano e ti porta esattamente nei punti in cui ti vuol portare. Quindi in questo momento devi piangere, qua ti devi sconvolgere, qua c'è questa cosa che sarai inaspettata. L'ho sempre trovato un po' troppo che ti direziona in un qualche modo. Un film non privo di forzature. Esattamente. Però nella rosa dei titoli non saprei, nel senso che Il Miglio Verde è un film, anche quello diventato iconico, soprattutto per l'interpretazione. Io ti dico questa cosa, mi stavo un po' concentrando, stavo Vai, vai. meditando sui vari film perché poi davvero questo lo sottolineiamo ancora una volta, non ci siamo preparati nulla, ecco. No, è sempre tutto a braccio. Quindi, allora, posso dirti che non c'è il film che mi fa gridare al miracolo, in questo caso tra questi titoli. Sì, Buoni neanche a film, me, neanche a me. non è facilissimo, secondo me, perché non c'è il vero e proprio capolavoro o i veri capolavori, per cui diventa, diciamo così, complessa magari anche la scelta. Per American Beauty non voglio aggiungere nient'altro perché secondo me hai analizzato benissimo l'opera. A me è comunque un film che nella sua, se vogliamo, semplicità non l'ho disprezzato, ma un film anche con una certa estetica interessante, Un po' ecco. patinata Un po' in certi patinata, sicuramente, momenti, sì. però. Però è un film, diciamo, grazioso, ecco, per come è confezionato, una visione piacevole, ecco, nulla di più. Il Miglio Verde, hai detto bene, è un film in cui un dramma un po' marcato, Sì, assolutamente. per cui è un buon film che funziona, però. È il classico film dove devi piangere, Esatto, un po' esatto. così, che devi. E ciò non toglie che secondo me funziona. Il Sesto Senso, e anche qui, diciamo, l'ennesimo aneddoto che mi può far perdere, ecco, qualche follower dal canale. Io non sono assolutamente un amante, lo sai, di Shyamalan. Non è un regista con cui sono mai entrato particolarmente in sintonia. Ciò non toglie che Il Sesto Senso è un ottimo film. Sì, è tra le sue migliori opere, senza dubbio. Assolutamente. Non privo di difetti, anch'esso. Io lo vidi per la prima volta da piccolo e mi spaventò tantissimo, ne rimasi veramente molto impressionato. Il discorso che sia un film poco rivedibile
perché dal momento che tu sai il plot twist, certe cose non funzionano più così bene perché c'è qualche buco di trama qua e là, a me importa relativamente, nel senso che questo, certo, è un film che ti vuole poi portare alla sorpresa finale, a essere sbalordito, quindi se lo fa bene nel momento in cui tu non conosci il film, non ho molto da dire di negativo su questa pellicola. Sicuramente credo che questo film avrebbe un peso differente, dimmi se mi segui in questo ragionamento, se Shyamalan fosse diventato un certo tipo di regista. Cioè, se questo film avesse lanciato Shyamalan come regista, che poi pian piano, opera dopo opera, si fosse affermato come un regista sempre migliore, che superava sempre se stesso, che diventava un autore di un certo tipo, forse ora la guarderemo magari con occhi diversi, magari con più rispetto a come la stiamo guardando adesso. Non che non la guardiamo che la guardiamo senza rispetto, però la vedremo come l'opera che ha lanciato un mito. Invece forse il fatto che Shyamalan si sia un po' perso più e più volte all'interno della sua carriera, il che lo rende un regista sicuramente degno di nota, però non questo regista pazzesco, forse ci fa anche vedere questo film come, sì, ok, ha lanciato Shyamalan, però non so, è una mia supposizione. No, ci sta, diciamo che è stato un battesimo che di fatto ha consolidato la sua posizione e ha mostrato al mondo chi è Shyamalan, e di fatto poi ha mantenuto un po' questa sua veste nelle opere anche successive, ed effettivamente è interessante anche questa tua considerazione, perché di fatto poi Shyamalan non è diventato tanto di più rispetto a quello che abbiamo visto con Il Sesto Senso, quindi lui si è mostrato subito, diciamo, per quello che è. È sempre andato avanti un po' così, con magari film dalle ottime premesse che poi si perdevano. Anche se, devo essere sincero, il suo film che è il mio preferito è poi l'opera successiva, che è Unbreakable, che mi pare sia Unbreakable il secondo. Non mi ricordo se è la sua opera successiva. Unbreakable è un ottimo film. Quello devo dire che a me è piaciuto. A me piace molto anche The Village, essere onesto. Sì, e anche The Village. Forse Sesto Senso, Unbreakable, Signs e forse il quarto, The Village. Forse sì. The Village, sì, è un altro film ottimo. Ma ti dirò, ottimo. In realtà quella che poi è diventata una trilogia, ovvero Unbreakable, sì, Split Glass, è comunque, nonostante i grossi difetti, secondo me, dell'ultimo film di Glass, rimane comunque una trilogia che parla di supereroi in un certo modo fuori dal coro di come vengono trattati solitamente gli eroi nel cinema. Infatti, molto interessante. Hai detto secondo me bene, ed è per questo che Unbreakable è un film con grandi meriti, proprio perché è un cinecomics che in realtà non è un cinecomics, no, se vogliamo. Non lo è, perché intanto non parte da un fumetto. Esatto. E al tempo stesso è un modo molto autoriale di vedere il supereroe, è una cosa non scontata. Sì, perché di fatto nel cinema, quando si parla di supereroi, facciamo riferimento ovviamente diretto, no, al mondo dei supereroi. Sì, che siano Marvel, che siano DC. Insomma. Qui ha preso il tema dei supereroi, se vogliamo, ma effettivamente senza basarsi realmente ad un fumetto. No, creando di lui. Creato. Quindi qui sicuramente con Unbreakable ha avuto dei meriti, quindi non andiamo poi dopo troppo fuori tema. Però questo è per consolidare un po' anche la nostra opinione, sì, 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 nel, certo, contesto del Sesto Senso. E devo dire, Insider è un gran film. Insider di Michael Mann è un grandissimo film. E forse infatti, potrebbe essere lui. Ti dico, sì, per me è Insider. Riconosco un merito al Sesto Senso, però anche qui, seguendo il cuore, no, ci ho riflettuto un attimo. Adesso Insider, che ci siamo proprio arrivati in ordine, devo dire anche io, perché sì, poi... Sì, La Casa del Sito, un buon film, però... Sì, vabbè, insomma, sì, per amor di Dio. Però sì, Insider invece è una storia più interessante, anche come regia. No, beh, certo, film, la regia di Mann sicuramente... Sì.
è assolutamente incisiva, non è uno di quei registi che passa No, no, inosservato, non ecco. è, Insider non è il mio film preferito di Mann, eh. Però sicuramente qua in mezzo si fa notare, almeno Sì, anche io da me. non avrei altro da dire. Io Sì, guarda anche io, vedo anche io. Insider come film più interessante. Poi, proprio l'ultima osservazione, con l'ultima considerazione, se parliamo della prova del tempo, non è il film che sicuramente ha No, vinto, no, no, perché Il Miglio Verde, Il Sesto Senso, ma anche indubbiamente, American Beauty, cioè anche American comunque. Beauty, sì, non ha avuto un seguito, una diffusione anche oggi. Sai, facciamo sempre le nostre considerazioni anche sulla base del mercato home Sì. video. Finché avevo upgradato in Blu-ray anche non in tempi abbastanza recenti, però non è un film che è stato stampato chissà così tante quante volte American Beauty. Invece, ecco, Il Miglio Verde, ma anche Il Sesto Senso poi in realtà non è stato così Ma nel stesso senso hanno fatto stampato. l'edizione DVD, quella Blu-ray, e poi si sono Sì, fermati lì, la Blu-ray sì, sì. semplice, liscia, diciamo. Insider no, mi pare si siano fermati con l'edizione DVD. Può essere. Però sì, io direi Insider. No, no, Riconosco anch'io. comunque i meriti Però del devo Sesto dire, Senso. per essere entrati nel 2000, è un anno un po', proprio il 2000-2000 è un anno forse un po' fiacco. Sì, infatti Cioè manca quella cosa che ti faccia dicevo dire... esatto all'inizio che non ho trovato il titolo bomba, ecco, che mi facesse comunque ricadere subito, diciamo, la mia scelta su un titolo preciso. Qui però ci siamo arrivati, quindi anche qui siamo in Sì, accordo siamo nella d'accordo. vittoria di Insider di Michael Mann. Quindi passiamo al 2001 e anche qui secondo me ci sarà qualcosa da dire. Vince Il Gladiatore di Ridley Scott, film che comunque tutti conoscono. In concorso c'erano Chocolat, Erin Brockovich di Soderbergh, mi è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo La Tigre e il E il Dragone di Dragone. Ang Lee e Traffic di Ah, Soderbergh. Traffic è un bel film, Sì, a me è a me piace piaciuto parecchio. tantissimo. Film dimenticato, perché di Traffic non ne sento, ecco, No, è vero, parlare era stato riproposto più di non da tanto. tantissimo in Blu-ray, se non sbaglio, Tanto così ci dopo tanti teniamo. anni di... Ah sì, è vero, era stato, sì, almeno dai, rispetto ad altri è stato, è vero, riproposto. È un film, comunque Traffic, che anche a me è piaciuto, ottimo Soderbergh, così li vediamo un po'. E anche La Tigre al Dragone è No, è un buon film, un'ottima sì, opera. Io assolutamente. non sono No, amante del Wuxia, nemmeno io, nemmeno però... io. Infatti ho i miei limiti su questo film, ma proprio perché non piace a me come Quello però genere. sì, pur non amando più di tanto il genere, però è un film fatto bene. Chocolat, mi tolgo questa spina, è un film che a me non piace per niente. Ah, a me dai, tutto sommato Ma non è lo ritengo un dispiaciuto, po'... non dice un granché. È il classico film che non riguarderei, ecco, per dirla in Sì. modo pacato. E vogliamo parlare E dell'elefante dopo nella stanza? arriviamo. Quindi. Allora, dai, lo dico io, mi tolgo io questa cosa qua. Sì, Allora, stavo ragionando anch'io perché. c'è da dire che, per come la vedo io, Il Gladiatore, secondo me, non poteva non vincere. Perché per E qui quanto... siamo Io ami d'accordo. molto Traffic della cinquina, col cuore lo darei a Soderbergh il premio, ok? Però il Gladiatore, come abbiamo già detto altre volte, racchiude tutta quella cosa dell'epica, del film americano fatto in un certo modo, insomma, veicola un certo tipo di messaggi e di immagini che piace all'America. Di quel tipo lì, l'Academy di conseguenza. Quindi io vedo impossibile la vittoria di qualsiasi altro film se non del Gladiatore in questa annata. Detto ciò, Il Gladiatore è un film che a me non piace particolarmente. E sai che la penso come te. Per me è un film molto sopravvalutato e che
che in certi momenti lascia anche un po' il tempo che trova, al di là di aneddoti divertenti e interessanti sulla realizzazione del film, sul fatto che ci sono stati mille problemi perché c'è un attore che è morto prima del tempo, quindi hanno dovuto utilizzare dei pezzi di riprese per creare poi la morte dell'attore stesso, insomma, tutto molto interessante. La mano di Scott si vede, su questo c'è niente da dire. Assolutamente. Ci sono certe scene che sono diventate iconiche, il grano, tutte queste cose qua, quello che ne voglia, però è anche un film fuori di testa, cioè nel senso che non c'entra nulla con l'epoca in cui è ambientato, che non gode di niente, che abbia un senso a livello storico, pieno di errori, molto fazioso, anche un po' supponente, perché quasi pretende di darti in mano la sua visione di quella che era Roma e ti dice Roma era così, tu dici ma guarda veramente no, e invece sì, perché lui ti dice che Roma era fatta così e che certe cose erano così, e quando tu fai notare in modo molto pacato che in realtà sono delle cose che non tornano al 100%, vabbè ma è un film, amico mio, capiamo se vogliamo fare un film che sia storico o se è un film proprio puramente inventato che diventa un fantasy, perché induce sono due cose... la presunzione, sì. Di conseguenza è un film che non mi sta troppo simpatico. Mi taccio. Direi che non devo aggiungere altro inerentemente al Gladiatore, perché secondo me hai detto le cose giuste. Anch'io la vedo esattamente come te. Per cui sì, c'è poco da aggiungere. Anche ti dico, personalmente... è stato un film che all'epoca vidi al cinema e ho molto incuriosito da come era stato pompato, certo. Questo film. Lo sono andato a vedere anche con una certa aspettativa e sono sincero, mi aveva deluso completamente. Dopo ho deciso di riguardarmelo in un video, però mi aspettavo una cosa diversa, diciamo. Alla fine... Diciamo che avrebbe, secondo me, potuto essere un ottimo film. E invece è sicuramente un cult, è sicuramente un buon film, però viaggia su un livello di qualità tutto sommato mediocre. Esatto. Non ottimo. Invece però, per tantissime ottimo. Ripeto, sono comunque anche gusti. Quindi, dopo ti spiegherò, ecco, la mia considerazione sul Vincitore. Te sei già arrivato a una tua considerazione, a una tua decisione sul film Vincitore? Ma io faccio un po' fatica, nel senso che col cuore lo do a Traffic, però mi rendo conto che da un certo punto di vista il Gladiatore aveva senso che vincesse, perché per l'Academy proprio non c'erano altre possibilità. Diciamo che anch'io come film di fatto preferisco Traffic, però ovviamente il Gladiatore non posso negare che rispetto a Traffic è un film che ha lasciato decisamente più il segno. È quello. Ma il mio ragionamento finale invece cade, e ti spiego velocemente perché, sulla Tigre e il Dragone. Quindi, in buona sostanza... io darei più meriti alla Tigre e al Dragone per questo semplice motivo, che di fatto poi il Gladiatore ha portato avanti il mito fine a se stesso del film. Adesso tra l'altro appunto vedremo anche il... vedremo, ahimè, punto di, ecco, domanda. Questo secondo film. Al di là di questo però, la Tigre e il Dragone secondo me è un film che possiamo considerare importante, perché il genere Wuxia, prima della Tigre al Dragone, era un genere, almeno nel nostro paese, poco considerato. Ma in realtà il Wuxia, contrariamente a quanto qualcuno possa pensare, nasce ben prima della Tigre al Dragone. E Ang Lee ha avuto la capacità, attraverso questo film, di sdoganare il Wuxia nel mondo poi del cinema che conosciamo, quindi il nostro mondo occidentale. Per cui secondo me La Tigre e il Dragone è comunque un film che ha lasciato il segno, ed è nel genere un film che comunque io ho apprezzato, e di conseguenza voglio così a livello personale premiare
il merito. Regista, è una svolta inaspettata. Sì, proprio perché effettivamente poi è un genere che è arrivato poi a riproporre vari altri film, perché anche La foresta dei pugnali volanti si è uscito dopo. Sì, è uscito dopo. Quindi dopo capisci tutti questi film, questo Wuxia, quindi queste favole prevalentemente appunto cinesi, sono tutti film che vedranno la luce. Sì, tu dici grazie. Nostro mercato, grazie. Quindi se devo, col senno del poi, sai, premiare un'opera di quest'anno, di questo punto 2001, direi che comunque La Tigre e il Dragone qualche cosa ha lasciato, certo, di importante. Ha i suoi meriti. E per cui mi sento appunto di premiarlo. No, ci sta, da questo, è un ragionamento che mi piace. Nel 2002 vince A Beautiful Mind, regia di Ron Howard. Certo. Poi abbiamo in concorso Gosford Park di Altman, Il Signore degli Anelli, quindi parliamo della Compagnia, certo, dell'Anello, quindi il primo. E poi troviamo In the Bedroom e Moulin Rouge. Allora, cosa ne pensi di A Beautiful Mind? È un film che mi è piaciuto. Anche a me. Un bel biopic. Secondo me è uno dei migliori di Ron Howard. Assolutamente. E tu sai che io non amo Il Signore degli Anelli, pur non volendo assolutamente sminuire la sua importanza, la sua, ecco, grandezza nel cinema contemporaneo. Però è un film che a me ha lasciato poco. Sono tutti film ovviamente visti, anche In the Bedroom non mi è dispiaciuto, però un film che si è decisamente perso. Sì, decisamente, ma Moulin Rouge non è lo esattamente stesso Gosford Park. Sì. Ecco, questo è l'unico che secondo me può andare sia è un peccato, ma a battagliare un po' con A Beautiful Mind, perché per me è un grandissimo Altman. Infatti è un peccato, ma questo anche film è andato un po' sparso via, non si capisce perché. Direi che io sì, in questo caso sono d'accordo con l'Academy. Ma io in questo caso sono d'accordo con te e con l'Academy, perché A Beautiful Mind è un film che ha saputo sorprendermi, nel senso che io mi aspettavo il classico film da vittoria degli Oscar degli anni 2000, e invece però mi piacque parecchio, mi coinvolse anche. A differenza tua, a me piace molto Il Signore degli Anelli. Io sono una persona che non va molto d'accordo col fantasy, quindi per me è una grande eccezione questa. Però Il Signore degli Anelli è l'eccezione. Mi piace molto. Credo che il primo sia tra l'altro un bellissimo film. Tutti sappiamo, adesso piccolo spoiler per dopo, ma il terzo capitolo vincerà l'Oscar come miglior film, lo sappiamo tutti. È stato anche un Oscar un po' di premio per l'intera trilogia, perché è una trilogia oggettivamente bellissima. Però il primo film secondo me è un bellissimo film. Quindi poi è una trilogia, di conseguenza chi se ne importa che qua non vinca. Mi schiero anch'io con A Beautiful Mind, però è giusto dire che già cominciava questa battaglia di Peter Jackson di riuscire a prendere un Oscar come miglior film per quella che è diventata la sua trilogia più importante, i suoi film più importanti di tutti, ovviamente, che hanno cambiato un po' la storia del cinema. Assolutamente, assolutamente. Infatti poteva meritarsi l'Oscar, se parliamo col senno del poi, ovviamente lo giudichiamo con un occhio diverso rispetto, certo, a chi doveva giudicare i film all'epoca, però è una grandissima opera e quindi lo ripeto, è solo che non incontra completamente il mio gusto personale, no, quindi sono più sensibile a un A Beautiful Mind o a un Gosford Park rispetto al Signore degli Anelli. Sì, valutando con la prova del tempo, allora dovrebbe vincere Il Signore degli Anelli. Sì, sì. Però secondo me A Beautiful Mind non ha rubato nulla. No, assolutamente. Quindi infatti possiamo andare avanti, sì, secondo me. Sono d'accordo con l'Academy, quindi siamo d'accordo A Beautiful Mind. Anno 2003 vince il film Chicago. Sì. In concorso c'erano Gangs of New York, Il Pianista, Il Signore degli Anelli, Le Due Torri, sì, e The Hours
altro film. Qui io non voglio parlare di nient'altro se non che, cioè, Chicago sopra il pianista. Chicago, a me poi spiace perché in realtà è un bel film. Sì, Cioè, assolutamente, assolutamente. da un certo punto di vista anche Chicago non ha rubato nulla perché è un bel film. Però come si fa a non far vincere il pianista? Cioè, su questo veramente non so che dire, ecco. Molto bello anche The Hours, forse un po' misconosciuto al giorno Sì, d'oggi, forse un po' però perso. molto bello, Molto molto bello. non magari un film da No, Oscar, no, 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 non gliel'avrei dato il premio Oscar come come miglior miglior film, film. però molto bello, bellissima, ottima interpretazione anche della Kidman, se non Sì. sbaglio. Gangs of New York, nominiamolo, non è uno dei miei film preferiti di Scorsese, che io Assolutamente, amo, eh. sì. Gangs of New York, ovviamente l'ho visto, l'ho apprezzato. Bella Anch'io, l'interpretazione di Lewis per sì, quel personaggio così diciamo che particolare. Lewis è difficile, ecco, Sì, trovare è un film vero, in cui non abbia convinto uno degli attori è vero. Più veramente più bravi. bravi in assoluto, perché non ha quasi mai sbagliato un film, quindi neanche in Gangs of New York ha No, avuto la no, sua certo, parte chiaramente per come la di vedo altissimo io no, livello. non si sarebbe meritato l'Oscar al miglior film, Gangs of New York, quindi insomma va bene così, nomination e Il basta. pianista però Il Signore degli Anelli vale quello che ho detto prima, sono comunque tre film, c'è poi il terzo che porta a casa tutto, sì. quindi insomma va bene così. Qui siamo Il d'accordo, pianista, sì. sì. Il pianista secondo me doveva stravincere perché è un film di altissimo, altissimo livello Sì. e quindi siamo d'accordo che Il pianista è il film vincitore. Assolutamente. Anno 2004. Vince Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re, lo avevamo già annunciato. In concorso però c'erano Lost in Translation, L'amore tradotto di Sofia Coppola, Master and Commander di Peter Weir, Mystic River di Clint Sì. Eastwood e Seabiscuit, Un mito senza tempo. Qui un po' da ragionare c'è. Allora, io sono d'accordo con l'Academy perché comunque, no, non so come dire, ti guardi il primo, ti guardi il secondo, ti guardi il terzo è una bomba, tutta la trilogia è perfetta, devi darglielo il premio, nel senso che tu non gli hai dato il beneficio, cioè gli hai dato il beneficio del dubbio perché non potevi sapere come sarebbe proseguita questa trilogia, mi immagino, cioè comunque effettivamente dare il miglior film al primo film di una trilogia dove magari il secondo e il terzo film sono carenti, oppure darlo al secondo, dove magari il terzo poi va a non soddisfare la visione. Posso capire che è rischioso, però con un terzo capitolo di questo tipo non si poteva non darlo. Per tutti i motivi di cui prima, anche per il discorso di come ha cambiato la storia del cinema, del modo di fare cinema, insomma, questa cosa qua e della grandissima scommessa che comunque Jackson ha fatto. È un film che Sì, ha sì. fortemente voluto, che si è guadagnato da un certo punto di vista, quindi. Tuo ragionamento non fa una grinza. È che sai, col senno del poi, allora, se proprio devo dare l'Oscar al Signore degli Anelli, gliel'avrei dato più per il primo capitolo, considerando i film che erano in concorso, perché io sinceramente, allora, sono... E lo sai, amante di Ware, però Master and Commander è quello per me che ritengo il suo film più debole. Io ti dico tranquillamente che non mi piace molto. Sì, è l'unico suo film, diciamo, che non mi ha convinto. Lost in Translation è per me un È bellissimo bellissimo, film, sì. proprio un grandissimo film, però c'è un certo anche Mystic River di Clint Eastwood. Molto potente anche Mystic Questo sì, beh, River, con un potentissimo, Sean Penn sia esatto pazzesco. per la regia di Clint E la Eastwood regia che comunque. in uno stato di grazia e poi appunto questa prova di Sean Penn. Per come intendo io il cinema, per me, vabbè, Mystic River vale molto di più del Signore degli Anelli. Per qualcuno può sembrare un po' una, sicuramente ecco, una bestemmia, per così dire. Guarda, facciamo così. Io ti dico che ovviamente patteggio col Signore degli Anelli, va benissimo, però la mia seconda scelta è invece per un gusto personale, nonostante io ami Mystic River,
Va a Lost in Translation. ma questo ti dico la verità che ci può stare, ma infatti, ripeto, mi è un po' antipatico, ecco, il Signore degli Anelli, però io mi sono focalizzato su Mystic River, ma di fatto anche Lost in Translation non è da meno. Per cui qui faccio fatica ad esprimermi. Dico Mystic River perché così, a memoria è quello, diciamo, che No, mi ha no, colpito di più, però vabbè. Niente da dire alla fine comunque. direi che i ragionamenti comunque ci hanno portato a una scelta e almeno secondo me, insomma, è stato argomentato un po' il nostro percorso e ci può stare sia in un caso che Sì, nell'altro, però certo. rispetto pienamente il tuo ragionamento che ti ha portato appunto a dare il premio, il tuo personale premio appunto al Signore degli Anelli, il Ritorno del Re. Anno 2005, vince Million Dollar Baby, ancora una volta regia Sì, di Clint che in questi Eastwood. anni qua era veramente inarrestabile, andava giù come una locomotiva. Una macchina, Sì, veramente una macchina pazzesco. da guerra, perché in 2 anni Mystic River e Million Sì, ma Dollar poi Baby. avevamo visto qualche anno prima gli Spietati, cioè Sì, nel senso erano i comunque, suoi anni come regista, assolutamente. come attore, è sempre stato il suo periodo perché Non ha Clint mai Eastwood, smesso, sì. esatto, però sì, qui Eastwood veramente che regista e che attore in questi anni. In concorso poi c'erano i film, allora, De Aviato di Scorsese, Neverland, il film Ray e il film Sideways. Sì. In viaggio con Jack. Allora, per me Million Dollar Baby è un Sì, capolavoro. qui parliamo proprio di Sì, e capolavoro. merita di essere qui. Quindi Sì. io non dirò altro, nel senso, gli altri sono film, chi più, chi meno, Sì, buoni buoni film. film. Secondo me De Uno Aviato era un film deboluccio di Scorsese. sicuramente nella carriera. Azzardo, Sì, deboluccio. ci può stare. Considerando i capolavori che hanno Certo, contraddistinto assolutamente. E Scorsese, considerando Di che Avieto con DiCaprio come è. Sì, attore uno si si è aspettava magari esatto. qualcosa di un po' più ficcante, ma non è stato così. È Diciamo il connubio poi di capo Scorsese si è consolidato maggiormente vero, più negli anni avanti, è successivi. vero, è vero. E boh, mi piace nominare Sideways, che secondo me è un gran bel film, Sì. una bella commedia amara di un Alexander Payne che poi è andato avanti con questo tipo di film che ha proposto Esatto, all'Academy come anche stile. negli anni successivi e che è un regista che comunque tutto sommato non mi No, dispiace. dice il suo, assolutamente sa fare il suo mestiere. Assolutamente. Però basta, cioè non, Sì, secondo me non c'è molto da vabbè, Million dire. Dollar Baby è È un veramente un film che contiene capolavoro tutto quanto. del cinema assoluto, totale, quindi c'è veramente poco Straziante, tra l'altro. su cui discutere. Esatto, è un film che contiene tanti valori, un bellissimo film sul pugilato, ma poi è un film che Che ci poi parla parla di vita in di vita, realtà, sì, di sì. umanità, Anche cioè quindi contiene tanti valori in un unico film. inaspettato, ti dirò, Sì, perché quando io l'ho visto, assolutamente. che l'ho visto ovviamente non nel 2005 perché ero troppo piccolo, anzi nel 2004 perché è uscito l'anno precedente, però quando poi l'ho rivisto non sapevo niente del film, sapevo solamente che una ragazza voleva fare box e Sì. sarebbe stata allenata. Quando poi succede quello che succede durante la visione del film, Sì, non te l'aspetti, anch'io non me lo cioè è che aspettavo. adesso ne parliamo consci che tutti quanti sappiamo di cosa parla questo film e di come va avanti, ma per come è messo in scena tu non ti aspetti quello che succederà e quando capisci che sta per succedere è tardi perché lo capisci solo in quel momento e ti lascia senza fiato, è un film pazzesco, cioè non, è cinema allo stato puro. È un film, diciamo, che ha riscosso un successo enorme sia da parte della critica che da parte del pubblico e meritatamente. Poi è un film che ha vinto tutto quello che poteva vincere Sì. perché miglior film, miglior regia, miglior attore non protagonista e miglior attrice Protagonista, aveva protagonista Hilary preso, aveva Swank preso e tutto. miglior attore non protagonista C'era Morgan Morgan Freeman, sì. Freeman, assolutamente. E quindi
È un film che ha vinto veramente tutto quello che c'era da vincere e meritatamente, quindi qui diciamo Sì. non possiamo Possiamo obiettare dire con che l'Academy. erano gli anni di Eastwood, ma Sì, erano anche gli anni di Freeman, bisogna dire. esatto. Sì, che lui ha recitato non so in quanti film, però erano davvero Erano i i suoi suoi anni. anni. Lui riusciva sicuramente anche a girare più di un film alla volta, Certo. passava da un set all'altro, Era cambiando ovunque, era veramente personaggi ovunque. e sempre diciamo in ottima Sì. forma, con un ottimo estro, perché Morgan Freeman comunque No, è un signor riesce a attore. rendere sempre personaggi in maniera eccellente. Però arriviamo al dunque, che appunto Million Dollar Baby è il film, Sì, miglior film vincitore vincitore degli Oscar effettivo e 2005, quindi morale, possiamo siamo dire. perfettamente d'accordo con l'Academy. Anno 2006, vince Crash, Contatto fisico. In concorso c'erano Goodnight and Good Luck di Di Clooney, Clooney, sì. Munich di Spielberg, I segreti di Brokenback Mountain, quindi troviamo ancora Ang Lee, e Truman Capote a sangue freddo. Certo. E anche qui ti dico subito che la prima considerazione è che troviamo buoni film, non c'è quel film che ti fa No. gridare al capolavoro, perché anche Munich, ottimo film, però non è il migliore o tra i migliori di Spielberg. Bel film comunque. Good Night and Good Luck, a me è un film che ha detto Anche a poco, me, è dico la un film verità. secondo me ineccepibile da un punto di vista tecnico, I segreti però di lascia Brokenback poco. Mountain, un buon film. Truman Capote, questo mi è piaciuto parecchio, però ti dico che a me non è dispiaciuto neanche Crash, Contatto fisico, e tutto sommato io potrei essere Io d'accordo. non, io no. A me Crash Contatto Fisico non ha fatto impazzire. È un film diverso però per l'epoca, secondo me, è Sì, una però cosa. non lo so, l'ho trovato strano proprio come vincitore di miglior film. È vero che, come dici tu, non c'è magari quel film incredibile che proprio ribalti completamente Sono tutti la buoni, prospettiva. ottimi Per film. me, per il mio gusto personale, Truman Capote è veramente bello, Sì, molto però bello. anche I segreti di Brokeback Mountain non è No, male, eh. assolutamente. Con Infatti, l'interpretazione ci stavo di pensando. Ledger, che onestamente lo eleva come Sì, film. sì. Secondo, per me è questo il vincitore di quell'annata lì. I E vabbè, alla segreti regia di sempre Ang Brokeback Lee, che comunque insomma è un regista che sa fare Mountain. il proprio Certo, la sua mestiere. regia si sente, si vede, e l'interpretazione di Heath Ledger Sì, spicca anche spicca. questo film. Sì, io avevo, diciamo che mi sento di premiare un po' l'originalità, ecco, di Crash, ma ci sta. Il tuo ragionamento, qui non c'è appunto quel capolavoro alla Million Dollar Baby che ti fa comunque determinare in maniera univoca, ecco, No, un chiaro. solo Diciamo che a pensiero. me di Crash piace di più quello Sì, cronenbergiano. questo è Non verissimo, questo, sì, ecco. assolutamente. Però direi che sì, proseguire, perché a nostro modo abbiamo Sì, trovato un po' abbiamo sottolineato le il nostre vincitore, scelte. esattamente. Anno 2007, vince The Departed, Il bene e il male, ricordiamo appunto nella regia di Martin Scorsese. In concorso c'erano Babel, Lettere da Iwo Jima, ancora una volta Di nuovo Clint Clint. Eastwood, Little Miss Sunshine e il film The Queen, la Sì. regina. Io parto subito col dire che The Queen, la regina è un film che non mi è No, piaciuto. neanche a me. No, nemmeno siamo d'accordo. Infatti anche a me non mi ha Vabbè, proprio detto non ho niente. menzionato la regia, che in questo caso secondo me era interessante, ecco, Ah, c'è di esporlo. Babel, dici. Di Babel, sì, che di Inarritu, regista che a me piace sempre tantissimo, e anche di fatto Babel è un No, ottimo no, è film. un ottimo film davvero. Io qui però non ho molti dubbi nell'approvare la decisione dell'Academy. Ma cosa posso dire? Mi fa un po' rabbia che
abbiano dato l'Oscar al miglior film a Scorsese a The Departed perché non è il film suo che preferisco. Quindi mi sarebbe piaciuto di più vedere un Oscar miglior film a Bravi Ragazzi, sì, a Taxi Driver, e cosa che non è stata. E però il film è un ottimo film, cioè non ho niente da dire. Diciamo che mi dispiace che sia arrivato così questo Oscar. Ci tengo a sottolineare che Lettere da Iwo Jima è un bel film, però mi ha lasciato poco, a essere onesto. Anche a me. Non è un film così completo, da un Clint Eastwood, poiché appena sì, prima esatto, ha diretto esatto. un film come Million Dollar Baby, come Gli Spietati, quindi diciamo va perso un po' di smalto, ecco, rispetto sì, alle opere precedenti. Non mi ha soddisfatto appieno. Voglio citare invece Little Miss Sunshine, che secondo me è una bellissima commedia. Sì, l'ho anche rivista di recente perché è un film che mi piace molto da questo punto di vista, per come mette poi dentro tutto, una commedia grottesca dove c'è però dentro anche la morte coniugata a delle cose legate alla gara di Miss California di una bambina. Insomma, ci sono tantissime tematiche messe assieme che non scadono mai nello stucchevole, però. E quindi la ritengo una commedia molto riuscita e divertente, dove ridi, diciamo, a denti stretti, perché comunque vengono criticate anche fortemente tante cose della società americana e di questi concorsi di bellezza di cui poi il film tratta. Sì, molto divertente il film. E rimane però divertente, sì, quindi sì. Non lo so, penso che sia congegnato davvero bene. Ed è un film che personalmente mi porto nel cuore. Chiaramente non mi oppongo alla vittoria di Scorsese perché The Departed è un ottimo film. Solo io ho una considerazione a questo certo, film. Certo, dico solo che ci sono altri suoi film che apprezzo molto di più. The Departed è di fatto non è neanche il mio film preferito di Scorsese, non è tra i primissimi, ecco, film preferiti. Ciò non toglie che è un grandissimo film e io voglio sottolineare questa cosa. The Departed, quasi tutti, ecco, sì, sapranno che è il remake del film Infernal Affair, del primo però, perché sì. È una trilogia e che di fatto è un ottimo film, Infernal Affair, una trilogia ottima, un film veramente potente. E Scorsese è riuscito, secondo me, a fare ancora meglio ed è uno dei rari casi in cui, secondo me, il remake ha superato l'originale. Quindi apprezzo molto questa cosa, anche perché, se tu ci pensi, non è un compito così semplice. Cioè, vai a prendere il primo film di una trilogia, ci fai comunque, e parliamo di un film che è in Giappone, ci fai un remake e riesci a fare meglio dell'originale. E pur essendo Infernal Affair un ottimo film, e quindi questa cosa, secondo me, va, ecco, premiata, ha un peso, perché ci voleva uno Scorsese, ecco, per riuscire a fare sì, un'opera di questo tipo. No, ti seguo, ti poi seguo. Il cast è eccezionale, anche sì, un Jack Nicholson, bravissimo, Matt Damon, probabilmente una delle Capo, Mark Wahlberg, sì, sì, ma c'erano tutti praticamente, e anche di Jack Nicholson, secondo me, è una delle sue ultime interpretazioni, sì, veramente forti. Sì, e per cui è un film che è stato caratterizzato bene e ha ottimi spunti sotto tanti punti di vista. Per cui, secondo me, rispetto agli altri, si merita effettivamente l'Oscar. Diciamo che a me fa solo un po'... cioè, dispiace che Scorsese sia stato premiato per un film che non è neanche comunque suo al 100%. Sì, sì, sì. Quando invece ha dato tantissimo al cinema. Assolutamente. Comunque, insomma, basta polemiche. È un ottimo film e capisco il tuo punto di vista di premiare la bravura nel riuscire a portare qualcosa di migliore addirittura dell'opera di partenza. Sì, per cui direi che no. Qui siamo d'accordo, quindi miglior film 2007, The Departed. Anno 2008, vince Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, certo. Quindi non parliamo di un film da poco. No. In concorso c'erano i film Espiazione,
Juno, Michael Clayton e Il petroliere. Ok, sì. Di Anderson. Sì, di Paul Thomas Sì, Anderson. sì, sì. Io qui vedo solo due film per me. Anch'io. Esistono solo due film, poi sì, anche Ma Espiazione, anche Juno lo Juno. Juno possiamo molto molto citare, molto. carino, però non è un film che può competere a certi livelli. Allora, vabbè, parlo prima io, poi Vai, dopo vai, vai. dici te Sì, anche la perché ho un tua, paio di cose da ci dire. Sì. invertiamo un po' le posizioni, visto che di solito poi esprimi prima te le tue idee. Allora, sono due filmoni per me, Non è un paese per vecchi e Il petroliere. Due film completi, due film che funzionano in maniera universale, due film difficili da contestare, sono due film senza evidenti sbavature, ovviamente due opere diverse. Il petroliere vede un De Luis, lo diciamo ancora una volta, magnifico, cioè una prova. Sì, è un film lunghissimo, tra Sì, l'altro, sorretto da lui che è maestoso. E lui. però, citiamolo, c'è anche Paul Dano che interpreta il prete, che è lo stesso ragazzino che l'anno prima, alla fine, interpretava il fratello della protagonista in Little Miss Sunshine. Ah, Quindi ha fatto esatto. uno scatto anche a livello attoriale, Paul Dano, da un anno all'altro, notevole, davvero notevole. Vedi però Ti quando. mancava questa. Sì, so che adesso che me l'hai ricordato che c'era Paul Dano, però sì, quando vedi, sei comunque capace di contraddistinguerti con un'interpretazione di alto livello come lui, però fissi, sei davanti a Daniel Day-Lewis in questo Certo, livello, certo. cioè fissi, resti in Sì, ombra, lui si mangia tutto il film, assolutamente. Però era divertente citare Sì, questa cosa qua perché assolutamente, anche lui hai ha fatto fatto uno benissimo. scatto di carriera Esatto. notevole, eh. E diciamo, Il petroliere, ottima opera, però non è un paese per vecchi, è veramente qualcosa di impressionante. Allora, qui secondo me una considerazione che c'è da fare è questa. Qui è un film in cui anche gli attori, i personaggi, cioè tutto funziona bene. A livello di regia, i fratelli Coen, insomma, riescono solo poi a rimarcare la loro bravura, la loro sintonia. Però questo film vanta anche un Roger Deakins Sì, in forma sì. spettacolare, che comunque ha dato veramente una Sì, grossa un peso. consistenza al film. Ricordiamo appunto Deakins, direttore della fotografia, però ce l'avevano loro, cioè alla fine quindi valutiamo l'opera nel contesto e secondo me è il film vincente, Ma guarda, è il anche vincitore. secondo me, perché è un film, come dici tu, senza sbavature, perfetto. Sì, senza nulla togliere anche al petroliere Che è un ottimo di film, Paul Thomas però Anderson, però considera che io film. amo tantissimo sia i fratelli Coen che Thomas Sì. Anderson. E, però c'è da dire che mentre non è un paese per vecchi, è tra i miei quattro, diciamo, film preferiti dei fratelli Coen, Il petroliere non è tra i miei preferiti di Anderson, Vedi nel senso che questa? secondo me ne ha fatti altri che lo superano, che Sì. non vuol dire che sia un brutto film, anzi, però è riuscito a superarsi. E quindi preferisco premiare, non è un paese per vecchi. Ottima considerazione, però sì, qui pensavo già, ecco, che fossimo in Sì, sintonia sì, sì. perché è un film poi con scene veramente pazzesche, è un Tra film l'altro, cioè, polimerico. hanno creato questo assassino iconico. Assolutamente. Diciamolo che la storia è presa dal libro di Cormac McCarthy, Sì. questo bisogna dirlo. Quindi non hanno inventato tutto, però poi loro sono stati in grado di dare forma espressiva a questi personaggi, rendendoli iconici, soprattutto appunto l'assassino principale. Sì, Bardem, Esatto, Javier Javier Bardem, Bardem, sì. attore veramente azzeccatissimo, Mamma mia. a parte che comunque Bardem è un attore che a me piace sempre tantissimo, molto molto bravo, e anche qui è riuscito effettivamente a Però dare qua hanno fatto un il lavoro di volto giusto, casting, cioè la secondo sua me. espressione
è qualcosa da brivido, eh? Correlata poi, combinata alla fotografia di Dickens e quant'altro, il risultato No, finale è infatti è un maestoso. Quindi, Oscar meritatissimo. insomma, non abbiamo No. assolutamente dubbi, non è Un paese per vecchi il miglior film del 2008. Anno 2009, vince il film The Millionaire, film di cui si è parlato Sì, di parecchio, Boyle. di Boyle, sì. In concorso c'erano Il curioso caso di Benjamin Button, regia di Di Fincher. Fincher. Poi troviamo Frost e Nixon, il duello, film diretto da Ron Howard. L'ottimo film Milk, diretto da Gus Van Sant. E abbiamo anche The Reader a voce alta. Ok. Quindi direi un anno con titoli assolutamente interessanti, in questo caso tutti ottimi film. Allora, sono tutti titoli molto interessanti, come dici tu, però ci sono un No, paio di guardiamo titoli lì. che a me non piacciono. Allora, andando per esclusione, quindi quali sono i titoli che non ti piacciono? Allora, per me The Millionaire non meritava di vincere il miglior film. Ok, e qui Lo partiamo dico in proprio sintonia. così. Perché a me Danny Boyle piace come regista, però The Millionaire è un film dove lui, secondo me, non è che esprime veramente se stesso a pieno regime. È un film molto piacione, è un film facilone anche su certi versi, che ti dice in quale momento piangere, in quale momento commuoverti. È tutto abbastanza ridicolo, se vogliamo, da un certo punto di vista, tutto tirato un po' per i capelli a livello proprio anche di storia, non lo so, è un film che quando l'ho visto mi ha stupito in negativo perché mi aspettavo chissà che filmone, considerando la vittoria dell'Oscar, considerando anche che ha lanciato l'attore Dev Patel, che è diventato poi un grandissimo attore con The Millionaire, però, boh, per me a tratti sarà tipo una bestemmia la mia, ma mi dava proprio l'idea di essere un film quasi televisivo a tratti. È vero, è vero. Poi bisogna anche capire se è stata anche una scelta Può forse darsi, però voluta, allora eh. è una scelta che se è così non la Non la capisco sì, non la proprio, cioè capisci, certo, non. non condividi, ma si può stare, ma di fatto, te l'ho detto all'inizio, anche per me, ecco, The Millionaire non è tutto sto capolavoro, non è un film che mi ha trasmesso chissà che cosa. Gli altri film, a parte Frost e Nixon, che è un film, passami il termine, pallosissimo, Guarda, uno dei sfondi una porta film aperta. che mi sono piaciuti meno di Ron Howard. Qui però ci tengo a fare anche questa considerazione. Sai, è un film che per noi è probabilmente palloso perché è una Siamo troppo storia fuori, sì, che non ci che non ci appartiene. appartiene. E è anche. Però, secondo me, è un po' una scusa, nel senso che siamo stati in grado di vedere cose che erano completamente al di fuori dal nostro. Abbiamo visto film coreani che parlano della lotta tra Corea del Nord e del Sud, l'occupazione americana, roba di cui non sappiamo niente e di cui legittimamente potrebbe non fregarcene niente, ma ne siamo rimasti molto appassionati. Invece qui magari l'argomento si presta meno a diventare appassionante, però il buon Ron Howard non si è impegnato un minimo per farcelo digerire un po' meglio, eh. È veramente un trattato. Secondo me hai centrato il punto e di fatto anch'io volevo proprio affrontare il paragone, mi ha anticipato, tra cinema coreano e cinema americano. Sì, qui parliamo appunto di un pezzo della storia americana. Frost Nixon è stato poi questo duello televisivo, qualcosa che avevo già conosciuto attraverso qualche documentario, ma il fatto che certi film difficilmente vengano apprezzati fuori dal proprio paese è anche un po' dettato dalla capacità del regista nel creare qualcosa di universale. E secondo me i coreani in questo senso sono veramente maestri nel creare dei film che ti raccontano una parte della storia del loro paese, creando delle opere molto interessanti. Cioè, per me un riferimento in tal senso è sempre il film A Taxi Driver, che non è Taxi Driver Sì. di Scorsese, ma il film A Taxi Driver, che quel film lì ti racconta
un pezzo di storia della Corea che oggigiorno è, diciamo, bistrattata come periodo anche proprio dai coreani stessi, se vogliamo, e in realtà riesce a creare un qualche cosa che veramente piace a tutti, perché sfido chiunque a guardare a Taxi Driver e dire è un brutto film, e alla fine ti racconta una parte di Sì. storia. Quindi vuoi che c'è più azione rispetto a un film del genere, però ci vuole anche, secondo me, la capacità nel far digerire la storia, o L'Impero delle Ombre, per Certo, dire. Cioè, sì. quello è un film appunto sulla storia dei conflitti tra Corea e Giappone, è un film pazzesco. Invece, e anche L'Impero delle Ombre, difficilmente qualcuno lo guarda e dice brutto. E invece, fissi, Frost Nixon è un film, come dicevo, ci sono Sì, arrivato in fondo, faticoso, molto sì, ci sono faticoso. arrivato in fondo a fatica. Quindi sì, mi sono dilungato parecchio, però volevo rafforzare un po' questo concetto che vi introdotto. E sono d'accordo. Milk, altro film, secondo me Me è un molto bellissimo bello, film. bellissimo film. Anche qui si avvale di uno Sean Sì, Penn, beh, qua è stato di in grazia. stato di Se non grazia. sbaglio, ha anche vinto l'Oscar come miglior Sì, attore. vinto l'Oscar, esatto, Ma lo ricordo perché anch'io. qua tieni proprio in Sì, piedi il tieni in piedi il film. film. Certo, Poi dietro la macchina presa c'era c'è Van Gus Van Sant, Sant. c'è Sì, Van Sant, quindi. ma infatti è un film che a me piace molto. Però Ecco, vedi, Milk è molto interessante perché anche questo comunque è un un pezzo, un dettaglio dettaglio, un della storia, pezzetto sì. di una storia di politica americana Ma di cui io non molto, sapevo molto interessante. nulla Sì, prima neanch'io, che di sì. vedere il film, è un biopic anche, però raccontato in una maniera perfetta, che ti fa apprezzare il personaggio, che ti fa entrare nella storia, quindi è un po' quel discorso lì. È vero che col biopic magari è un po' più semplice, però comunque fare un buon biopic non è da tutti e questo lo è. Sì, e soprattutto questo è un film che all'epoca lo ricordo proprio come prodotto universale, perché è stato visto un po' da chiunque, Sì, questo si era Milk. mosso bene, sì. Sì, era stato pubblicizzato adeguatamente, però è un film che secondo me era piaciuto più o meno a tutti, quindi di conseguenza è stata un'ottima operazione. Poi non è quel film che ha cambiato la storia del cinema, ma anche qui No, certo. parliamo di film. Ma neanche The Millionaire l'ha cambiata. Esatto, io qui concludiamo un po' questo, anzi no, poi abbiamo tralasciato comunque il secondo titolo, e qui abbiamo anche un ottimo The Reader, che per me è un film molto molto bello, un film interessante. Anche se qua rimaniamo però sul discorso che pure qua non c'è niente di troppo innovativo. No, assolutamente. Io il film che invece trovo maggiormente innovativo è proprio Il curioso caso di Benjamin Button. Non è il mio preferito di Fincher, io Infatti, adoro allora ti Fincher. dirò, ti do ragione, ma un po' a malincuore perché a me non piace molto il curioso caso di Benjamin Button. Però la storia, il concetto della storia, dai, è stato Sì, originale. certo. È un film che comunque il suo lo fa, ti trattiene. È un film comunque composto nel giusto modo, e Sì, anche è anche qui un filmone Fincher, nel senso che è bello lungo, sì. eh? Un film molto lungo che ti racconta anche qua tutta la vita di una persona che in questo caso si svolge, diciamo, al contrario da un punto di vista fisico del personaggio stesso. Secondo me è invecchiato non benissimo da un punto di vista degli effetti visivi, perché è riguardato, l'ho visto non da tanto tempo, Anch'io in l'ho televisione, rivisto non da sì. tanto tempo e certe cose non sono invecchiate benissimo. Non mi ha mai convinto al 100% il finale, Ok. che l'ho sempre trovato un po' facile e un po' anche così, buttato lì. Ha cercato un po' il modo più semplice di chiudere il Sì, cerchio, questo assolutamente. assolutamente, sì. Però quello che dici tu è vero e soprattutto Benjamin Button vale probabilmente 10 The Millionaire, quindi su questo niente Ragiono un da po' dire. su questa base. Diciamo quest'ultima cosa, visto che parliamo sempre della prova del tempo, qui sono film che, se vogliamo, Si sono un po' persi tutti, sì, si sono secondo me. un po' persi Ma tutti. lo stesso Benjamin Button, io sono sicuro che è rimasto molto. È un film che ha messo in piedi un nuovo termine, nel senso che quando uno dice Benjamin Button,
già indichi esatto, tutto sì, il significato sì, del sì, film. Sì. E quindi ha messo in piedi proprio un modo di dire quasi. Quindi qualcosa, qualcosa ha fatto. Al cinema però c'è da fatto. Dire che secondo me ci sarebbe da capire quanti che conoscono Benjamin Button a livello così di nome l'hanno poi visto. Perché secondo me si è un po' perso. Sì, ma infatti questo è verissimo. E alla fine però, ti dico, stringendo e concludendo, io in realtà voto Milk. Hai fatto un ribaltone, sai, sono arrivato spedito su Benjamin Button, poi ne abbiamo parlato, effettivamente mi hai fatto venire a mente anche qualche osservazione in più, anche perché sai, non l'hai, sì, l'ho visto anch'io di recente che passa in televisione, però non l'abbiamo visto ieri, quindi no. Certe cose un po' si perdono, certo. E nel parlarne però vedi, paradossalmente proprio... io Milk l'ho visto una volta sola, tra l'altro al cinema, quindi è passato del tempo, eppure me lo ricordo benissimo. Beh, E mi è un ricordo film anche la scena finale, cioè proprio mi è rimasto molto impresso a suo modo. Non tutti i biopic comunque ti rimangono così impressi, perché ne hanno fatti poi tantissimi. Ce ne sono alcuni che te li perdi un po' via. E invece Milk ha lasciato il suo segno. assolutamente, ma come diciamo film a carattere generale, sì, alla fine ci può stare, ecco. È una premiazione un po' atipica quella che Benjamin stiamo Button, facendo, però. sì, un po' più innovativo, proprio anche per questa, per l'aver sdoganato, ecco, questo termine, Certo. quindi un film comunque su modo innovativo, ben diretto come sempre da Fincher, però insomma sì, stavo pensando poi alla fine che Milk come opera assoluta, considerando poi tutti gli elementi, direi che è il film secondo me più affascinante un po' Sì, di io questi, anche sono d'accordo con te, dico solo un'ultima cosa. perché diciamo anche io dico quest'ultimissima cosa, Benjamin Button comunque è un film sicuramente ambizioso, perché quando ha diretto Benjamin Button, ovviamente Fincher aveva una certa ambizione, Sì, perché è un sì, sì. film E diverso dal poi è solito, un no? filmone, cioè. E Milk è uno di quei film più comuni, se vogliamo, quindi una regia un po' più composta, però strutturata bene, proprio la regia di Van Sant, e di fatto il film è ben Sì. confezionato, ottima interpretazione di Sean Penn, quindi è un film assolutamente che lascia il Solido, molto segno, solido, sì. solido. Io ti dico ultima cosa su Benjamin Button. Secondo me è un film che parte da una premessa molto interessante che ti coinvolge fin da subito perché è una cosa nuova, una cosa originale, che però poi non, questa premessa non viene poi rispettata al 100% perché andando avanti col film, tutto sommato diventa un film abbastanza piatto da un certo punto di vista di svolgimento degli eventi. Soprattutto in alcuni passaggi forse anche centrali, poi sì, Assolutamente. l'epilogo effettivamente è contestabile. Questo sì, lo devo assolutamente riconoscere. Niente, Milk, strana vittoria, Sì, strana però. vittoria, però vedi, ogni Sì, sì, sì. tanto ci sta anche qualche colpo di Sì, scena. assolutamente. Con il 2009 chiudiamo quindi Questa questa decade. decade, questa nuova cavalcata appunto Lunga, nel lunga mondo e degli Oscar. impervia. Sì, abbiamo ancora del materiale, parecchio materiale per i prossimi video, ma un pezzettino alla volta vediamo di arrivare poi all'obiettivo finale, quindi di Fino in arrivare fondo, fino ai giorni nostri. ai giorni nostri. Detto questo, scriveteci qui sotto nei commenti quali sono i vostri film preferiti nei vari anni, così avremo modo di confrontare Sì, opinioni facciamo un divergenti. confronto generale, non linciateci per il gladiatore. Ah, assolutamente, mi raccomando, adesso controllerò poi quanti dislike ci saranno alla fine poi del video dopo la pubblicazione, resterò attento. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like, se ancora non lo fate iscrivetevi al mio canale perché sempre cercheremo di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo al nostro prossimo video. Ciao. Ciao! Good afternoon, good evening and good night.